Buongiorno, oggi è sabato ed è il 4 marzo del 2017. Se possiamo riassumere in qualche parola il ministero di Gesù e quello che lui è venuto a fare qui con il suo ministero terreno, quindi in carne e ossa, come dice la lettera agli ebrei, condividendo sangue e carne come ognuno di noi. Se potessi riassumere in qualche parola il suo ministero, il suo operato, lo riassumerei con quello che lui lesse dal libro del profeta Isaia, dal rotolo del profeta Isaia. In realtà, quando andò nella sinagoga a Nazareth, vi ricordate, scritto in Luca al capitolo 4, versetto 18 e 19, dove Gesù, aprendo il rotolo del profeta Isaia, trovò quelle parole dove c'era scritto: "Lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per predicare il Vangelo ai poveri o agli umili, e mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, per rimettere libertà agli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore, l'anno della grazia, l'anno del giubileo." Se potessi racchiudere in qualche parola, espressione, il ministero di Gesù e la sua venuta, le racchiuderei tranquillamente in queste bellissime parole tratte da Isaia. Questo è lo scopo per il quale lui è venuto, come dice qua, per evangelizzare i poveri, per predicare il Vangelo ai poveri, per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per assicurare ai prigionieri e ai carcerati la libertà totale, il recupero della vista ai ciechi, e per predicare a tutti quanti che è arrivato il tempo di ritornare in possesso delle cose che hanno perduto, delle cose che sono state loro rubate. E in realtà, vive il caffè, viva la mamma, grazie. E in realtà, quello che Gesù è venuto a fare è quello di rassicurare in realtà l'umanità intera dell'amore del Padre. Gesù stesso ha detto, parlando di sé: "Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna." E avere la vita eterna significa letteralmente ritornare in una posizione originale, nascere di nuovo. In realtà significa ritornare nella posizione dalla quale sei caduto. E l'uomo era peccatore in Adamo ed è stato giustificato in Cristo. E credere in Gesù ci permette di riprendere la nostra posizione di figli, non di diventare figli, ma di riprendere la nostra posizione di figli, cioè di ritornare a casa, a quel posto nel quale siamo nati, dal quale siamo andati via e al quale siamo ritornati. Questo è bellissimo. Riprendere la propria posizione, la propria identità, la propria eredità, la propria autorità. E sembra quasi come se Gesù fosse venuto, dall'insegnamento che io sento in giro e sento sempre di più dei credenti che sono frustrati, paurosi, pieni di dubbi. Sembra che Gesù è venuto a salvare i perduti e quelli che sono salvati si stanno perdendo. Ma perché in realtà hanno una cattivissima, bruttissima immagine di Dio che gli viene proposta, gli viene propinata. È una delle problematiche fondamentali, è quello di continuare a predicare, ad esempio, sulla santificazione, non che sia sbagliato, ci mancherebbe altro, ma con una motivazione, un'attitudine sbagliata, cioè i cristiani non fanno altro che vivere cercando di conservare qualcosa che gli è stato dato per la paura di perderlo, cioè si predica molto sul ravvedimento, sul pentimento, sulla santificazione, sulla consacrazione come dei requisiti per mantenere la salvezza. E questo è uno degli errori più grandi che portano le persone a vivere in maniera frustrata, perché si mettono degli standard e mettono dei livelli che non mantengono, che non riescono a mantenere, che non mantengono loro, che non riescono a mantenere coloro che predicano certe cose. Perché in realtà la motivazione che c'è dietro è errata. La santificazione non è il requisito per rimanere salvati, ma è semplicemente un
frutto meraviglioso della propria, della consapevolezza di essere figli di Dio. Non dimenticherò mai quando un giorno Dio mi spiegò questo principio in maniera molto semplice, mi disse queste parole: molti usano la santità o la consacrazione come una cassaforte. E dissi: che cosa intendi, Signore? E mi disse: molti usano la santità come una cassaforte per mantenere al sicuro il dono che io ho dato a loro, per mantenere al sicuro la salvezza. Cioè usano la santificazione, la consacrazione per tenere al sicuro la salvezza che io ho dato loro. Il Signore mi disse: ma la santificazione o la consacrazione non sono una cassaforte, ma sono una vetrina. E dissi: che cosa vuoi dire? La santificazione non serve per conservare la salvezza, ma serve per far vedere la salvezza, per far vedere ad altri la mia opera nella loro vita. E questo fu per me qualcosa di rivelatorio, mi smontò nel mio cuore alcuni concetti con i quali sono cresciuto e che ho anch'io insegnato. Certi principi che ti fanno vedere sempre Dio buono da un lato, ma dall'altro lato, se tu non fai il buono, ti viene tolto quello che Lui ti ha dato. E c'è sempre questo problema di scambiare i doni di Dio come i premi di Dio, i doni di Dio come una ricompensa. Quello che è dono rimane dono e rimarrà sempre dono. Quello che Dio ha dato non te lo toglierà mai. I doni e la vocazione di Dio, dice Paolo in Romani, i doni e la vocazione, la chiamata alla salvezza, tutto ciò che Dio dà in dono sono senza pentimento. Dio non potrà mai riprendersi qualcosa che ti ha dato. Ecco perché quando noi comprendiamo la giusta motivazione, la giusta attitudine nel fare la sua volontà, cambia completamente il nostro punto di vista, la nostra prospettiva. Quindi facciamo le cose non per offrire a Dio un requisito per ricevere qualcosa, ma perché abbiamo ricevuto qualcosa, possiamo fare qualcosa. Un po' quello che Paolo spiega in Efesini 2, 8, 9, 10, dove dice: voi siete stati salvati per grazia mediante la fede, ciò non viene da voi, il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno si vanti o si glori. E poi dice al versetto 10: ma noi siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Egli ha precedentemente preparato per noi affinché noi camminiamo in esse o le compiamo. Quindi Paolo sta dicendo: non è per opere, le nostre opere non possono produrre salvezza, non possono produrre una protezione alla salvezza, non possono produrre niente, perché il dono e le nostre opere sono su due binari totalmente diversi che non si incontreranno mai. La grazia di Dio e l'opera dell'uomo sono due cose che non si incontreranno mai. L'amore di Dio è incondizionato e sarà irreversibile, cioè a senso unico. Quindi Dio non si pentirà mai quando ha dato una cosa, quando ha fatto una cosa, non se la riprenderà indietro. L'opera dell'uomo non serve per ottenere il favore di Dio o i doni di Dio, ma perché Dio ci ha amati, perché Dio ci ha favoriti, perché Dio ci ha graziati, perché Dio ci ha dato i doni, noi possiamo operare in maniera straordinaria. Quindi le opere non sono un requisito, ma diventano un frutto e diventano letteralmente la conseguenza di quello che abbiamo ricevuto da parte di Dio. E questo semplice concetto è quello che cambia totalmente le attitudini e le motivazioni del nostro cuore, del nostro essere figli di Dio, non nel diventare o nel mantenerci. Se siamo figli, non abbiamo bisogno di fare qualcosa per mantenerci figli, perché se siamo figli, lo siamo e lo saremo per sempre. Io ho dei figli, i miei figli non possono fare niente per mantenere la loro posizione, ma possono sicuramente fare qualcosa per dimostrare quello che sono e che saranno sempre. Ed è un principio molto semplice che ci fa comprendere la semplicità del Vangelo e quanto in realtà ci siamo complicati la vita. La vita è bellissima, la vita è meravigliosa, questa è la nuova nascita, questa è la vita con Cristo. Vivere la vita oggi è godere la benedizione di papà sopra la nostra vita in questo tempo, in questa terra, in questo momento. Una buona giornata, Dio vi benedica.